Sabato sulla regione affluiranno correnti da sud-ovest umide che precedono l'arrivo di un fronte freddo che passerà sulla regione nella notte tra sabato e domenica. Domenica si formerà poi una depressione sul centro Italia che permarrà almeno fino a martedì. Per sabato prevediamo inizialmente cielo in genere poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio, in particolare sulla zona montana e prealpina, saranno possibili invece sia maggiori nuvolosità che la possibilità di piogge localmente abbondanti e rovesci e temporali. Temperature massime sulla pianura attorno ai 20-21 gradi, sulla costa attorno ai 19 con venti di brezza. In serata sulla costa si comincerà a soffiare un po' di scirocco, che preannuncia l'arrivo del fronte. Nella notte tra sabato e domenica avremo dunque cielo coperto con piogge anche localmente intense e temporali e anche qualche colpo di vento forte. Domenica mattina il fronte sarà già passato, ma rimarremo ancora sotto l'influsso della depressione del centro Italia. Il cielo sarà prevalentemente coperto su tutta la regione, avremo delle piogge in genere deboli e intermittenti, probabilmente più continue soltanto lungo la costa. Soffierà a bora sulla costa, vento dunque da nord-est, in genere moderata o sostenuta, vento sostenuto da nord anche in quota e in pianura. Temperature caleranno di 3 o 4 gradi rispetto a sabato. Lunedì e martedì avremo ancora cielo prevalentemente nuvoloso coperto, con delle piogge in genere deboli e sparse, e con venti da nord o nord-est sulla costa e in pianura. Le temperature avranno ancora una lenta diminuzione. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.